A pochi giorni dalla proclamazione a sindaco e dalla nomina della giunta comunale siamo pienamente operativi. Abbiamo già deliberato su importanti priorità, incontrato il personale del comune ed effettuato vari sopralluoghi per toccare con mano le emergenze della città. Sono queste le parole di Franco Alfieri, il neosindaco della città dei Templi, che con un video rende noto ai cittadini i provvedimenti approvati. Sono trascorsi 5 giorni dalla proclamazione della mia elezione a sindaco di Capaccio Pestum. Non ho avuto il tempo, sono stato totalmente assorbito da questo nuovo impegno. Il 12 giugno sono stato proclamato eletto, dopo 24 ore ho nominato la giunta. Immediatamente abbiamo, con i colleghi di giunta, a cui rivolgo il mio augurio, deliberato importanti argomenti sulla emergenza idrica di Capaccio Capoluogo, sulla scuola da riaprire a settembre, sulla piscina, sul progetto di messa in sicurezza del Sele, sul sottopasso di Pestum, dove abbiamo approvato una task force per la progettazione, rendere esecutivo e cantierabile il progetto, sulla viabilità provinciale e comunale, quindi un atto di indirizzo forte su tanti argomenti da imprimere sulla macchina amministrativa e quali priorità. Abbiamo già incontrato il personale, fatti sopralluoghi sulla fascia costiera. Ieri mattina era domenica, alle 8 ero già con comandante e vicecomandante dei vigili urbani per esaminare problemi che sono un disastro sulla circolazione, sui rifiuti, sulla sosta, insomma un po' di problemi che conoscevamo, però per decidere bisogna conoscerli personalmente. Già tantissimi incontri con i consiglieri comunali, con gli assessori, per i tributi, per iniziare una task force per la riscossione di tantissimi tributi che costituiscono i circa 40 milioni di euro di residui attivi. Insomma, un lavoro già intenso in questi pochi giorni, e altro lavoro sarà iniziato nei lavori della giunta che si terrà giovedì prossimo. Quindi tanto lavoro, tanta passione, tanto impegno e soprattutto una fatica immensa, immane, ma ce l'aspettavamo, e quindi state tranquilli che siamo al lavoro per voi.